festa. Oggi è 8 maggio, mancano pochi giorni alla festa della mamma, sarà appunto l'11 maggio, la festeggeremo in molte piazze italiane in più modi, e proprio in vista di questa scadenza tanto cara anche agli italiani, e i mezzi di comunicazione non mancano appunto di trovare delle modalità espressive dedicate proprio a questo appuntamento. E allora in questi giorni c'è grande polemica per uno spot che è stato diffuso sui mezzi di comunicazione, in rete in particolare, è diventato virale, uno spot che pubblicizza la casa di abbigliamento Desigual. Perché ha suscitato grande polemica? Perché lo spot in qualche modo ritrae una giovane donna che prova dei vestiti appunto di questa di questo marchio davanti ad uno specchio. Questa giovane donna in qualche modo gioca anche col suo corpo e con un cuscino, immaginando un po' di vedere il proprio profilo nel momento in cui potrà avere un figlio. Cosa accade durante lo spot? Accade che questa ragazza con un ago buchi dei preservativi, e il claim, quindi il linguaggio utilizzato dalla pubblicità, dice: decidi tu, buona festa della mamma, la vita è beffarda, la vita è leggera. Queste sono un po' le frasi che accompagnano questo spot, uno spot che ha suscitato grande polemica. In alcuni paesi è stato diffuso in maniera integrale, in altri paesi si è richiesto di tagliare la scena in cui la giovane donna buca con l'ago i preservativi. Allora c'è chi è d'accordo, chi dice che è un'ottima trovata pubblicitaria, che è un segno di libertà per la donna, e c'è chi invece dice che si tratta di una strumentalizzazione di simboli come quello della vita come quello della maternità, che sarebbe stata banalizzata. Allora, per un parere, noi siamo in collegamento telefonico con Angela Azzaro, vice direttore degli Altri. Buonasera. Buonasera a tutti. Direttore, lei è sempre sensibile a tutti i temi che riguardano la donna e a tutte le notizie che in qualche modo richiamano a quello che è il ruolo della donna oggi nella società, la libertà nelle scelte della donna. Come valuta questa pubblicità che è diventata veramente virale in rete in particolare? Rispetto anche all'adeguatezza o meno dell'uso che è stato fatto, no? Quindi di un messaggio pubblicitario che però veicola altri temi, io su questo sono invece aperta al fatto che oggi, cioè, la pubblicità, i mezzi di comunicazione di massa comunque mescolino l'alto e il basso e entrino anche nella vita di tutte le persone, quindi io su questo non mi scandalizzerei, cioè se facciamo parte di questo mondo, questa è la realtà, e l'immaginario oggi passa anche attraverso le pubblicità e questi mezzi di comunicazione. Certo, invece sul significato della pubblicità avrei molto da ridire su due cose. Uno, perché il preservativo non serve solo per decidere se avere o meno una gravidanza, sì, ma è anche uno strumento fondamentale per evitare malattie che invece rischiano anche di uccidere le persone. Quindi la prevenzione non riguarda solo il fatto di procreare, ma riguarda anche per preservare la salute delle persone, quindi è un messaggio sbagliato anche da questo punto di vista, quando invece noi dovremmo insegnare ai giovani soprattutto che il preservativo va usato per garantire proprio la propria libertà di scegliere con chi andare o meno. Quindi intanto questo, il secondo dal punto di vista anche invece del messaggio proprio più importante che viene veicolato, perché la libertà di scelta si ha proprio se si usa il preservativo, se uno poi vuole procreare non lo usa, invece il rischio è che tante giovani donne restino meno giovani restino incinta senza averlo scelto. Se uno invece vuole fare questo passo, basta non usare metodi contraccettivi. Quindi è in qualche modo è un messaggio sbagliato, ma perché non dice la verità sull'uso del preservativo e su come e su cosa davvero è la libertà di scelta per una, certo, donna e anche per un uomo. Per un uomo, infatti oggi l'evento, la vicenda è raccontata anche da Libero, che usa un titolo anche efficace in questo senso, come lei diceva. Il titolo è: e la donna Desigual incastra il fidanzato. Questa è, come dire, una
è una forzatura. Però un po' incastrare il fidanzato. Il sottotitolo è: così facevano le nostre nonne per portare gli uomini all'altare. E tutto sommato non siamo lontani però dal messaggio di questa campagna pubblicitaria. Però. Se viene usato fregando il fidanzato, sì. È l'idea di bucarlo così. Anche che Libero è uno di quei giornali che si batte di più, se vogliamo, per una maternità di tipo tradizionale, quindi sono anche contraddittori nei messaggi che mandano pure loro, però il problema non è fregare o meno il fidanzato, il problema è quale consapevolezza c'è dietro quel gesto, poi gli strumenti che si usano sono più o meno relativi, il problema è creare consapevolezza, se c'è consapevolezza la si ha anche nei confronti del compagno, che comunque non è solamente un oggetto, esatto, della vicenda, ma evidentemente anche parte in causa. Esatto, che invece esce fuori da qualunque, non è presente in questo racconto così giocoso, diciamo, di questa pubblicità. L'uomo scompare come fosse un soggetto non presente nella scena. Il sociologo Marco Ravelli, direttore, commentando questa pubblicità, parla di una totale banalizzazione del tema della maternità e della paternità, e parla anche di un uso dei simboli, il simbolo della vita, estremamente disinvolto, mostrando quindi chiaramente disaccordo. Lei cosa ne pensa? Ho letto l'intervista di Ravelli, che stimo tanto. In questo caso, come le dicevo all'inizio, non sono d'accordo, perché oggi l'immaginario passa anche attraverso questi strumenti, queste immagini. È inutile che rivendichiamo una purezza che non esiste, quindi bisogna fare i conti con il fatto che la realtà è questa, l'immaginario si produce così, e cercare in qualche modo di ragionare, di capire come nel caso di messaggi che noi reputiamo sbagliati, contrastare quello che ci propone il mondo anche della virtualità, e che poi appunto con la viralità rischia di arrivare davvero a tantissime, rischia o per fortuna arriva a milioni di persone nel mondo. Quindi io non avrei paura di parlare di queste cose importanti come i temi della vita e della morte anche all'interno della pubblicità. Il problema è come lo si fa e la, esatto, capacità che abbiamo anche di ragionarci sopra. Esatto, è che forse, come lei osservava, non tutti hanno questi strumenti laddove il video diventa virale e raggiunge potenzialmente centinaia di migliaia di persone. E un altro video che ha suscitato grande clamore e che in qualche modo vede sempre protagonista una donna, ed anche qui un bambino, ma reale purtroppo, è quello che ritrae una donna che decide di abortire e per sua scelta decide di riprendere attraverso, immaginiamo, un telefonino il momento dell'aborto. La donna dice: fate come me, è facile e veloce. Una ventenne americana ha postato appunto su Facebook la scelta, appunto, di il video in cui lei decide appunto di interrompere la gravidanza. Anche qui il video è stato accolto da alcuni in maniera positiva. Lei stessa racconta che pensava di essere aggredita da attacchi violenti, invece ha ottenuto messaggi di solidarietà di persone che come lei avevano fatto questa scelta. E d'altro canto c'è chi invece ha criticato fortemente questa scelta, non tanto la questione dell'aborto quanto di riprenderlo e metterlo in rete, evidenziando che qui manca, anche qui come nel caso precedente, mancano altre due figure centrali, quella dell'uomo e quella del bambino, perché il video ritrae soltanto la donna. Ecco, qual è la sua opinione? Ma intanto io non parlerei di bambino, perché il bambino c'è nel momento in cui avviene la nascita, quindi non stiamo parlando di un bambino, ed è chiaro che lì il soggetto principale è la donna che prende questa scelta. Anche lì non sappiamo se c'è un compagno o meno, ma sembrerebbe di no, perché la scelta la fa lei. Io questa era invece, appunto, tornando anche alla domanda di prima, il fatto di usare l'immaginario collettivo per accostare questioni che ci toccano da vicino, quindi io sono altamente favorevole invece alla scelta fatta da questa ragazza. In questo caso sono anche, come dire, molto d'accordo sul messaggio che passa, cioè il fatto di
tra virgolette sdrammatizzare, poi le spiego perché tra virgolette sdrammatizzare una scelta che è stata caricata invece di enfasi da una cultura che è una cultura però che riguarda solo alcune persone, non tutte. Lei fa vedere come rispetto a una scelta che per alcune è dolorosa, per altre no, ed è questa la grande novità di questo video, che finalmente pone al centro del dibattito un tema per me centrale. In Italia ha toccato Chiara Lalli col libro in cui appunto l'aborto non è un dramma. Io nel mio piccolo, quando stava a Liberazione, scrissione editoriale, l'aborto non è un dramma. Questo non vuol dire che non sia un dramma sempre. Ci sono delle donne che per cui è una scelta dolorosissima, che implica grande dolore, ma per molte altre no, perché appunto se una torniamo al discorso della consapevolezza e della scelta, se una non vuole procreare, spesso l'aborto non è una scelta dolorosa. Quindi questo video, tra l'altro l'ho visto, assolutamente delicato, non è una cosa violenta come spesso sono i video antiabortisti, che invece veramente usano ogni mezzo lecito e non lecito. Questo è il racconto di un'esperienza che esce da quello che è il canone, dallo stereotipo che è stato creato sull'aborto. Tra l'altro questa ragazza lavorava e lavora in una clinica dove si fanno aborti. Sì, quindi probabilmente per alcuni questo è un limite, probabilmente invece è una ricchezza, perché conosce bene quel mondo e quindi l'ha potuto raccontare, sapeva che cosa voleva dire e secondo me è arrivato questo messaggio che può aprire una discussione anche in Italia, dove invece il retaggio della cultura cattolica è molto forte. Io rispetto quella cultura, quello che ognuna deve essere libera di fare, di seguire anche la propria morale, la propria idea di vita. Ecco, questo è il messaggio che secondo me viene fuori da questo video, che dobbiamo accogliere anche noi. Staremo a vedere, ecco, quale sarà ancora il dibattito che riguarderà questi temi da qui alla festa della mamma, dicevamo l'11 di maggio, che ha fatto un po' anche da sottofondo a questi eventi, chiamiamoli così, mediatici. Grazie intanto ad Angela Azzaro, vice direttore degli Altri, buon lavoro. Grazie a voi, buon proseguimento. Arrivederci.